Nuovi ospiti al Parco Faunistico Safari Ravenna. Qualche giorno fa è arrivata Max, una tigre sequestrata dal Corpo Forestale dello Stato in uno zoo sarto dopo che la Procura di Cagliari aveva emesso un provvedimento di sequestro penale per tutti gli animali dello zoo. Un po' diversa la storia dei quattro scimpanzé affidati in custodia giudiziaria al responsabile del Parco Safari, Osvaldo Paci, dopo che si è scoperto che la proprietaria, un'anziana signora tedesca, utilizzava mezzi violenti come spruzzare acqua a pressione contro i primati, usare fruste o addirittura una pistola a salve per addestrarli. È stato proprio il personale del parco a rendersi conto di ciò che gli scimpanzé avevano vissuto e a denunciare la donna al Corpo Forestale dello Stato. Quanto riguarda la tigre maschio Max, appunto ci sono stati affidati da parte del Corpo Forestale dello Stato, essendo degli animali sequestrati. E questo rientra nei rapporti che noi abbiamo con la CITES, con il Corpo Forestale, che ci fa sì che quando ci sono dei problemi di animali maltrattati, noi siamo sempre pronti ad ospitarli nel nostro grande parco. E per quanto riguarda gli scimpanzé, anche questi vivevano praticamente in un appartamento in Germania, in una gabbia esterna di 80 metri quadri, e la signora, che ormai aveva raggiunto una certa età, non riusciva più a gestirli e ci ha chiesto di poter ospitare questi animali a Ravenna. Quando poi sono arrivati a Ravenna, però, dopo alcuni giorni la signora ha dimostrato di voler continuare a gestirli così come faceva in Germania, quindi entrando all'interno del ricovero, a voler dormire dentro, cucinare dentro, insomma vivere in mezzo agli animali. E questo è vietato da tutte le norme sia italiane che europee, e noi abbiamo detto alla signora che doveva lasciare il giardino zoologico perché non era possibile gestire gli scimpanzé in questo modo. Ne è nata una diatriba, la signora ha chiesto di rispedire in Germania gli animali, noi ci siamo opposti e credo che in futuro gli animali continueranno a stare a Ravenna. Il personale del parco, prendendosi cura di questi scimpanzé, si è reso conto che la signora aveva utilizzato in realtà mezzi violenti per certo, ma questo, siccome questi animali venivano portati in giro per la Germania oppure per fare show anche presso l'abitazione, no? Venivano svolte sedute per chi lo richiedeva, in cui c'era un contatto con gli animali che facevano le bolle di sapone o altre cose. È chiaro che c'è sicuramente questo aspetto del maltrattamento nella gestione degli animali, ma c'è anche un altro maltrattamento che deriva dal tipo dell'alimentazione che veniva somministrata a questi scimpanzé, che era fatta di salsiccia, di Wooster, di Coca-Cola, di bibite gassate, insomma, a tal punto che erano così obesi che avevano anche delle difficoltà nella mobilità, eccetera. Noi abbiamo messo a regime gli animali oggi e quindi hanno cominciato a mangiare insalata, legumi, verdure, frutta, insomma quello che è l'alimentazione che deve essere fatta per questi tipi di animali, insomma. Ora Max, la tigre e i quattro scimpanzé quindi stanno bene? Stanno bene, Max è ripreso dopo il trasporto, eccetera. Abbiamo già creato un'apertura all'interno del ricovero in modo che possa entrare in contatto con gli altri animali, e poi piano piano, nell'arco di qualche mese, verrà inserito all'interno dell'area di un ettaro circa dove di giorno vivono le tigri. E così come è avvenuto per le due tigre di Pinerolo, che sono state totalmente inserite col nostro gruppo, anche per lui avverrà questo, insomma.